Buongiorno ragazzi e benvenuti al 23° capitolo dei Promessi Sposi. Siamo ancora nella parte del romanzo in cui c'è l'incontro tra l'innominato e la conversione, l'incontro tra l'innominato e la fede, ma soprattutto l'incontro tra l'innominato e il cardinale Federico Borromeo. Durante questo incontro il cardinale si dimostra subito molto aperto e disponibile nei confronti dell'innominato e capisce da subito, da grande uomo di fede qual è, che l'uomo è in preda a una grande crisi. E a questo punto il religioso capisce che l'unica strada, l'unico modo davvero, l'unica strada percorribile per l'innominato è proprio quella di una conversione, di un avvicinamento alla Chiesa. L'innominato, sentendosi perdonato in un certo senso dal cardinale, scoppia a piangere e abbraccia il religioso. A questo punto dice anche poi che la giovane Lucia, che è stata rapita da lui, dovrà essere liberata. Bene, per la liberazione di Lucia ci andrebbe qualcuno che si rechi al castello dell'innominato per portarla via. E chi è che chi può andare se non Don Abbondio? Il cardinale consiglia subito all'innominato di fare riferimento al curato del paese. A questo punto Don Abbondio, a cavallo di un asino, accompagnato dalla moglie del sarto del paese, ricevuto l'incarico di andare al castello dell'innominato per portare in salvo Lucia e riportarla a casa, è decisamente impaurito perché inizia a pensare che forse non è proprio così pentito. È vero che Federico Borromeo ha garantito che l'innominato è in preda a una conversione. Ma l'insicuro Don Abbondio ha dei dubbi continui e quindi trascorre il viaggio verso il castello lamentandosi e risultando anche poco sopportabile da chi fa il viaggio con lui.